Proprio assenso, non vi sono osservazioni della forma di pubblicità adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. La riunione dell'Ufficio Presidenza prevede lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza con il Presidente della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame dell'atto di governo 89 schema DPCM recante conferimento dell'incarico di commissario straordinario per le opere relative al collocamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 di Chiaromonte e della SS 194 Agusana, dello svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. Siamo collegati con il senatore Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, l'ingegnere Raffaele Celia, responsabile struttura territoriale Sicilia dell'ANAS, il dottor Salvatore San Martano, capo di gabinetto del Presidente. Quindi cedo la parola al Presidente Schifani. Prego. Eccomi, grazie Presidente, innanzitutto buon lavoro a tutti voi. Si tratta, Presidente, di una eredità, nel senso che era già commissario di questa opera il mio predecessore, l'onorevole attuale ministro Nello Musumeci. È un'opera strategica, collega a due assi importanti della nostra terra. L'idea del commissario nasce dalla delibera di CIPE del 2020 che individuava una modalità di esecuzione diversa, quella del project financing. Poi si è passato, io ho studiato un attimo le carte, per questo mi permetto di fare questa premessa. Poi si è passata a una procedura di affidamento diretto in house con ANAS e quindi è rimasta questa idea del commissariamento. Io sono con il ministro Salvini, ho assistito alla procedura di consegna delle opere e con conferenza stampa a Catania. L'opera si divide in quattro lotti funzionali affidati a imprese diverse per volontà del mio predecessore, quindi è venuta una parcellizzazione voluta anche in termini nominativi, no? E quindi la situazione è di tutto riposto, i lotti sono cantierabili, si stanno iniziando, i cantieri sono già appaltati, sono già approntati e si stanno iniziando i lavori. E ripeto, ritengo, una volta esaurita questa fase, Presidente, quindi formalizzata la nomina, di valutare l'opportunità di una cessazione dell'incarico, visto che l'opera mi sembra sotto il pieno controllo della normalità. E non so se il direttore regionale dell'ANAS vuole aggiungere qualcosa, però dipende se lei, Presidente, dà la parola o meno. Prego. Grazie, buongiorno. Sono Raffaele Celia, come è stato annunciato, responsabile di ANAS Sicilia. Come diceva il presidente Schifani, la procedura d'appalto si è già conclusa nel gennaio del 2023. Sono stati individuati quattro soggetti imprenditoriali, ognuno dei quali si è aggiudicato un lotto. Vi posso anche ricordare velocemente: il lotto 1 è andato all'impresa Guibibbi con sede a Milano. Il lotto 2 all'impresa ICM con sede in Vicenza, il lotto 3 è un raggruppamento di imprese con imprese mandatari alla Rizzani Decker, il lotto 4 l'impresa Cose Ville con sede legale in Roma ma che opera prevalentemente sul territorio siciliano. Nei mesi di aprile e di maggio 2023 sono stati stipulati tutti e quattro i contratti d'appalto, quindi sono stati perfezionati, diciamo, gli affidamenti anche in termini contrattuali e a marzo sono stati anche consegnati i lavori. In precedenza erano state avviate tutte le attività propedeutiche per l'apertura dei cantieri, quindi la bonifica delle aree dagli ordigni bellici, le procedure espropriative con la redazione di tutti i verbali di immissione in possesso, diciamo, il picchettamento del tracciato e delle occupazioni, anche quelle temporanee. Sono stati avviati tutti i contatti, anche da, diciamo, degli incontri a cui ha partecipato anche il precedente commissario, con tutti gli enti proprietari di impianti interferenti, sottoservizi che chiaramente devono essere rimossi, così come sono state svolte e concluse le indagini archeologiche che le sovrintendenze di Siracusa in particolare aveva prescritto prima dell'avvio dei lavori. È stato eseguito il monitoraggio ambientale ante operam per la durata di un anno, perché così vuole la norma, andando a monitorare le quattro stagioni naturali e come dicevo, a marzo è stata data la formale consegna dei lavori, 16 marzo 2023.
Lavori che hanno mediamente la durata di 3 anni, ogni lotto ha un tempo utile diverso perché il tempo utile contrattuale è scaturito dall'offerta fatta dall'appaltatore, essendosi svolta una procedura per, offerta economicamente più vantaggiosa. Posso richiamare velocemente anche i ribassi d'asta. Il lotto 1 all'impresa Webuild è andato con un ribasso medio del 5,14% per un importo netto di aggiudicazione di 200 milioni circa di euro. Il lotto 2 all'impresa ICM di Vicenza con un ribasso di 9,56%, un importo netto di 241 milioni. Il lotto 3 all'aggruppamento capeggiato dalla Rizzani De Eccar Udine, con un ribasso netto del 5,34%, un importo netto di 214 milioni, e lotto 4 è andato all'aggruppamento capeggiato dalla Cosedil con un ribasso del 3,54%, un importo di 344 milioni. Tutto l'investimento, non lo abbiamo ancora detto, ammonta a 1.434 milioni. È un importo che è cresciuto nella fase di progettazione esecutiva rispetto all'importo del progetto definitivo, è aumentato sia perché l'importo del progetto definitivo era stato, stimato negli anni che precedevano appunto la decisione del CIPE del 2020, quindi con prezziari molto, molto datati. E anche perché poi nel 2022, con l'incremento dei prezzi a seguito anche del decreto aiuti e la revisione dei prezziari ANAS, e appunto siamo stati costretti ad applicare le ultime tariffe, da qui la lievitazione. L'intervento è tutto finanziato con fondi ANAS, fondi FSC, c'è anche un contributo regionale di Regione Siciliana sul secondo lotto, e quindi al momento noi non abbiamo, criticità particolari per l'avanzamento dei lavori. Ecco. Se serviranno poi ulteriori dettagli, chiaramente resto a disposizione, ma non vorrei rubare tempo. Grazie. Ecco. Prego, Presidente, prego. No, ecco, no, Finito? volevo. Sì, abbiamo finito, Presidente. Ci sono colleghi che intendono fare qualche domanda? Non ci sono domande da parte dei senatori. Ringrazio il Presidente Schifano e i suoi collaboratori e il responsabile dell'ANAS per le delucidazioni che sono state date. Grazie, Presidente. Ringraziamo Arrivederci. voi, Presidente, vi auguro un buon lavoro. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie. Grazie. Okay.